Adesso è diverso, per esempio, per dirti, perché Disney sapete bene che fa anche delle serie con tematiche pesanti, non, certo, deve essere per forza per adulti, intendo. Il Disney per ragazzi, c'è il problema che per esempio non si possono nominare, cioè, si raggiunge dei livelli che secondo me sono un po' forti, cioè tipo non si possono nominare, non si può dire morto, quindi ci ha lasciati. Oppure, certo, che ne so, è passata miglior vita, scomparso. Non si può dire niente di quello che si dice, ma sei proprio veramente un angelo, no, perché è una creatura extraterra ultraumana, quindi non si può dire, non si può parlare tipo, non so, o cielo, paradiso, tutti questi termini non si possono usare, quindi diventa molto più complesso lavorare, certo, in questo senso, e anche restrittivo, assolutamente. E poi c'è un discorso legato al fatto di invece su Netflix, no, diciamo che su Netflix e gli altri canali c'è abbastanza libertà. Il problema di Netflix è appunto il fatto della onda, di entrare dentro l'onda, di stare dentro quella cosa, quindi è un problema molto forte. Ci sono molte cose che per esempio non si possono fare adesso in questa cosa, per esempio, che sto facendo. Ci sono tutti i discorsi di Nixon degli anni 70 che noi non possiamo doppiare assolutamente, perché non c'è una versione italiana di discorsi di Nixon. Allora o li sottotitoleranno oppure comunque rimarranno originali. Le canzoni non possono essere cantate, quindi che cosa c'è? Il discorso di dover introdurre la frase, magari la cosa, certo, all'interno della cosa, della frase. Noi siamo molto attenti, e questo è un altro problema grosso del doppiaggio, cioè ultimamente purtroppo a noi non arrivano le versioni finali delle puntate, cioè arrivano le versioni che sono proxy, che sarebbero le versioni primigenie, quindi ancora col blue screen, quindi ancora con i sottotitoli, quindi ancora con un sacco di cose, e lavorare così per una adattatrice è drammatico, certo, che sinceramente non sai le lunghezze, non sai niente, non sai come sistemarle, eccetera. Quindi si aspettano i final, che spesso e volentieri arrivano a ridosso del doppiaggio, o anche in varie forme, final 1, final 2, final 3, voi non vi potete rendere conto. E quindi la cosa di base è tutto lì, cioè lavorare con questi ritmi, con questi tempi che sono tremendi, che poi non ce la fai mai a poter, devi cercare di fare il possibile. Quindi ecco perché ci sono tantissimi rifacimenti, ecco perché ci bisogna rifare poi le cose volta per volta, certo, si cambia, certo, eccetera. Loro tendono molto, io sono molto attento a quello che la pronuncia, perché chiaramente il nome deve essere, perché noi all'inizio, ecco, 40 anni fa, avremmo detto, che ne so, Palm Beach, quello che era. Invece è Palm Beach, si pronuncia in un certo modo, no? Questo, il discorso è questo. La adattatrice deve... Ah, spesso e volentieri adesso, siccome molte serie sono tratte da romanzi, o da racconti, o da quello che era, eccetera, quindi vanno comprati, cioè io in generale o fornisco alle ragazze, o troviamo la maniera di fargli avere il testo, se c'è il testo italiano, chiaramente. Il discorso è che quando vengono dei libri o delle cose, i fan sono molto, che hanno già letto il libro, bisogna fare l'aderenza assoluta, quindi alle ragazze di guardate, prendete il libro e se trovate frasi o situazioni, o quello, anche se è allungata, perché chiaramente tu devi prendere il libro e farci 10 puntate, quindi certo, chiaramente certo, lo allunga, lo inventa, ovvio. Prendete i pezzi, perché è giusto che si dicono la terminologia, la frase, la cosa deve essere quella. Quindi giustamente è preferibile che, certo, si sia molto attenti a questo. E quindi ecco perché dico, c'è molto rapporto, molta sinergia fra il direttore e la traduzione. Poi c'è un grosso rapporto, perché loro si sentono, io ho delle ragazze, le mie, che io chiamo Charlie's Angels, perché sono molto Charlie da questo punto di vista, che sono Linda Barani, Nicoletta Landi e Erika Fiano, che sono le tre ragazze che praticamente, diciamo, ho fatto il corso di adattamento, che è durato 3 anni, e quindi hanno seguito tutta questa corsa, cioè, e quindi loro lavoriamo tutti insieme. È bello che loro lavorino fra loro, quindi loro si parlano. Ma la cosa divertente è che spesso e volentieri, capito? No, ma che è successo? Quella si è divorziata? Che è successo nella puntata? Quindi cominciano a parlare, fare, quindi c'è tutta una grossa, sì, 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 un grosso complicato. Certo, diciamo, certo, sì, certo, sì, certo, 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 certo.
cartone, sto attento che ci sia l'aderenza della caratteristica del personaggio, gli do magari una coloritura divertente per quanto riguarda una cosa, anche perché magari molto spesso anche gli stessi americani l'hanno usata, oppure quello che ti piace. E nel telefilm uguale, idem, io sono uno che per esempio tende molto a conservare le voci, cioè se un attore l'ha già fatto spesso e volentieri, io cerco sempre di conservarlo, perché secondo me c'è una motivazione a monte per cui l'ha sempre fatto, va bene. Io non sono di quelli che improvvisamente dice no, ma l'ha fatto Tizio, mettiamoci Caio. Sì, assolutamente, spesso e volentieri, perché no, può essere un esperimento, però non vedo perché io devo stare a inventarsi queste cose, secondo me funziona. Poi c'è la possibilità di avere un attore doppiato lo stesso numero di volte da Tizio e Caio, tu decidi, poi scegli quello che preferisci, certo. Cioè, ma amo molto le cose in costume, quindi a me cose, per esempio io ho fatto Apple White, che è questa serie molto bella tratta da Salem Slot di Stephen King, in costume con Adrian Brody, quindi ci sono un sacco di attori fantastici ed è molto bello perché c'è il lì scatta subito automaticamente il voi, c'è un certo tipo di linguaggio perché giustamente si svolge in un periodo storico che è completamente diverso, quindi molto bello, sono belle serie. Adesso abbiamo l'invasione, e quella lo sappiamo, dei coreani, e abbiamo i coreani dappertutto, no. I coreani serie, cose, telefilm, cartoni. A noi ci aiuta moltissimo il fatto che ultimamente il giapponese manda il testo in giapponese e l'inglese vicino, quindi si spiega, ma io ho scoperto con, avendo appunto per esempio Nicoletta che parla perfettamente giapponese e anche altre persone che parlano giapponese, che effettivamente non è proprio la traduzione esatta del giapponese. Certo. Il giapponese lo sappiamo perfettamente, ha delle sfumature, delle cose che sono molto più complesse, che loro riescono a esprimere del determinato modo, con poche frasi, con piccole accorgimenti, e quindi l'inglese cerca di tradurlo, ma non è che proprio lo traduce. Infatti certo, chi se tu conosci bene il giapponese viene molto, per ovvie ragioni riesce a esprimerlo meglio perché c'hai le locuzioni, le conosci meglio e tutto. Io direi che comunque sia necessario per un direttore parlare inglese, perché effettivamente certo, ci vuole una conoscenza dell'inglese, ma anche per le piccole sfumature, cioè, questo ha detto questo, ma in realtà intendeva perché non c'è un modo di dire. Cioè, loro fa, adesso noi riceviamo una cosa che si chiama Show Guide, che è una guida che ci spiega sia la serie, le storie, e volta per volta anche puntata per puntata, e soprattutto il carattere dei personaggi. Certo. Perché per esempio in questa cosa appunto di che sto facendo, in cui c'è appunto Ricky Martin, Ricky c'ha 51 anni, aiuta molto la tecnica d'urso, ovvero sia gli schiaffano un po' di luce sulla faccia ogni tanto, certo, sì. Che appiana un po' qualunque cosa, infatti quando viene ripreso qua si vede un po' di vecchiaia, per dire. Però ecco, il discorso è questo, loro infatti cosa hanno chiesto, dice, visto il personaggio non dategli un'età, una voce da dell'età che ha, ma dargli una voce di un'età che è un pochino più giovanile, certo, in modo che così regge meglio. Infatti abbiamo trovato adesso per esempio, noi abbiamo tantissima roba anche finnica, svedese, cose di questo genere, e lì non è che poi conosce benissimo lo svedese, certo. Quindi capito, poi insomma Bergman lo sa meglio di me, lo sapeva proprio meglio di me, che il discorso è che loro hanno una citazione anche molto lenta, fanno citazione con molte pause, e quindi è una cosa un po' diversa. I giapponesi per esempio hanno questa cosa che loro esprimono un concetto con 2000 frasi, con 2000 cose, anche con gesti, per cui però il problema è che devi dividere, cioè io mi chiamo tal dettagli, abito in via tal dettagli, devi fare, volevo dirvi che io mi chiamo tal dettagli e la mia residenza attualmente è diventa una cosa tremenda, devi assolutamente allungare, fare spostare, quindi non è facile assolutamente tra le lingue, e anche lì lo spagnolo è rapidissimo. Il spagnolo recita in maniera molto rapida, il tedesco c'è il famoso discorso che purtroppo è il verbo in fondo, che tu fai la frase e poi ti trovi in fondo gebracht, wiederhol, una cosa, dico, ma che ci metto? Quindi capito, ogni volta è un po' un problema per adattarlo, certo. Più complesso. In casco bianco, Ratzinger, Dellinger, Gatti, Gaudia! Ok ragazzi, io ne ho fatti tanti, e ognuno di loro ha un
una grossa parte nel mio cuore. Una grossissima parte, quasi tutto il mio cuore è occupato da voi, perché mi avete sopportato, amato, ben voluto, spronato, appoggiato in ormai 60 anni di carriera, perché io ho cominciato, avevo 4 anni, quindi voglio dire, io non voglio essere assolutamente come la vecchia tartaruga marina che camperà 120 anni, assolutamente, però sono felice di aver lasciato qualcosa in tutti voi, quindi anche quando un domani non ci sarò più, o quello che succederà, basterà sintonizzare su un canale oppure ricordarvi un cartone, una cosa, e quindi ritornerò fra voi e vi farò divertire come tutti i giorni fate felice me del vostro affetto.